Un raffronto diretto tra i pigmenti usati all'epoca dal Perugino per realizzare la pala d'altare di Corciano e le raffinate riproduzioni tessili indossate dai figuranti, accompagnati da musiche d'epoca e riadattamenti contemporanei. È stato un viaggio artistico coinvolgente, l'incontro ravvicinato con l'opera di Pietro Vannucci dedicata all'Assunta in Cielo. Realizzata nel 1513 per la comunità di Corciano, è stata presentata in versione digitalizzata con il format Arte sotto le stelle. L'appuntamento, che ha visto una partecipazione del pubblico molto calorosa, è stato organizzato dal Comune e dalla Proloco Corcianese nell'ambito del Corciano Festival, con il sostegno di Fondazione Perugia. Per l'occasione, tra gli altri, è intervenuto il consigliere comunale Andrea Braconi con delega all'innovazione tecnologica e transizione digitale. Grazie alla magistrale descrizione di due storiche dell'arte, Vittoria Garibaldi e Assunta Tiroli, l'evento è riuscito a coniugare la bellezza tangibile della pala dell'altare, ancora integra e collocata nella chiesa del borgo per la quale fu concepita, con la sua riproduzione digitalizzata ad altissima qualità, per far apprezzare al pubblico i particolari più minuziosi. I restauri sono stati condotti ad arte perché sono state utilizzate anche le tecniche che attualmente erano allora disponibili e sono state fatte anche delle indagini diagnostiche per vedere il suo stato di conservazione. Certo, gli ingrandimenti ci mostrano una campitura, diciamo, ingrandita rispetto a quella che è la pennellata, e quindi ci fanno vedere anche delle cose che noi potremmo osservare solo con un microscopio molto potente o altro, però non si osservano distaccamenti o sollevamenti della pellicola pittorica, quindi tutto sommato possiamo essere abbastanza soddisfatti.